Allora, signore, dimmi. Per farla breve, mia moglie mi ha trascinato qui perché è convinta che io la tradisca. E io come posso aiutarvi? Raccontagli il sogno. Non ricominciare. Questa sua fissazione le è avvenuta dopo che le ho raccontato di aver sognato, di aver estratto una figura umana da dietro il letto. Può spiegarmi cosa vuol dire? Mi sembra piuttosto chiaro, no? In effetti, signori, io non voglio creare scompiglioni tra la tua, però l'interpretazione del sogno mi sembra abbastanza lineare. Significa che il sognatore preferisce una sua donna. Lo sapevo. E lei, signora, ha qualche altro sogno da raccontarmi? Ah, sì, giusto. Guardi, con questo qua seduto qui accanto, mi sembra di essere tornata all'interrogazione di latino, quando non riuscivo a ricordarmi neanche la prima lezione. Non avevo dubbi. Taci, traditore, vuoi finirla? Rimpiango il giorno in cui ho deciso di sposarmi. Ah, io guarda, rimpiango il giorno in cui ho preso la sbornia prima che ti ha detto di sposarmi. Signore, non mi sembra non giusto fare queste conversazioni. Andrò nello studio di un avvocato. Si prego. Comunque, tornando al sogno. Giusto. Allora, è da qualche notte che sogno di essere un'infermiera. Curo mio marito per una frattura al ginocchio. Vede, questo sogno mi sconvolge più del dovuto perché sono una persona davvero molto sensibile e non sopporterei la vista di tutto quel sangue o di operare un paziente. L'umanità è salva! No. Mi dispiace confermarlo, ma siamo in presenza di una grave crisi matrimoniale. Come nel sogno precedente, l'interpretazione del sogno è abbastanza semplice. Colui che viene privato della frattura al ginocchio, come sono te, però mi sa. Dimmi, chi è? La cameriera? La cuoca? La segretaria? La segretaria, se proprio vuoi saperlo, non era una donna. Spero che la nostra seduta possa terminare qui. Questo è il nuovo consulente matrimoniale. Guardi, se avesse sposato una donna come questa, non coltiverebbe neanche più una speranza. Arrivederci. Arrivederci, dottore. Mi scuso per il comportamento di mio marito. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Pensavo che potessero aiutare, invece nemmeno i miei figli mi hanno
caso. Meno quelli. La capisco. Sono cambiate altre cose? Tutte le mattine alle 5:30 mi sveglio, vado in bagno, e mi metto davanti allo specchio e inizio a ripetere questa parola all'infinito. Senza senso, senza significato. Mi va. Non lo so. Sa cosa può essere legato? Boh, non lo so, ogni mattina cambia e non ha significato. Entro in uno stato di trance quando la ripeto e, per essere sincera, vedo il mondo migliore. Credo di essere veramente pazza. Lo credo anch'io. E poi... Cosa ha detto? No, niente, sto parlando ad alta voce, si figuri. Ma... che cosa devo fare, dottore? Ma... Beh, le consiglio di andare in un posto che potrebbe essere molto aiuto. Si chiama Casa d'Aiuto. Sì, è proprio fuori città, è un bel posto. Sì, ma aspetti, il mio compagno? No, ci vado da sola, perché serve. Farà moltissime amicizie, sì, non bellissimo posto. Arrivederci. Arrivederci. Per favore, non parliamone più, davvero. Ma
Io, signorina, non so veramente come poter aiutare, perché i sogni riguardanti il tema del volo... Non importa, dottore. Davvero basta. Non importa, non... Mi scuso per ogni cosa successa in mia assenza e davvero mi scusi, prego, no, aspetti, ti faccio finire. Mi dica. Come dicevo, io non posso aiutarla, però potrei illustrare una teoria di mio brillante allievo. Mi dica. La quale ricollega il tema del volo nei sogni al liberarsi dalle catene, dai vincoli, e in questo caso dalle sue... Dalle celle! Sì, vero. Esatto. Soltanto che sa, a lei non piace questo, quindi io non l'ho mai detto. Però può essere questo, sì. Cercherò di liberarmi. La ringrazio, dottore. Meglio di mio allievo, ha una grande mente, ragazzi. Come si chiama? Carl Gustav. Forse c'è qualcosa di peggio dei sogni svaniti.